cosa sono le assenze, cioè di fronte all'infinità di un campionato? Nulla. Noi abbiamo sempre un'assenza a mezz'ora dall'inizio della partita, quindi cioè, siamo abituati. E stranamente oggi non è Ahmed. Di fronte all'immensità della nostra vita, cos'è un'assenza la domenica pomeriggio nel campo di Buccinasco addirittura? Proviamo a ripartire dalla partita di domenica scorsa, ma dal primo tempo, no, dal secondo. Cioè al secondo non abbiamo giocato da squadra, cioè il primo tempo abbiamo giocato assolutamente da squadra, abbiamo giocato stretti. Per la prima volta ho visto un'interdizione a centrocampo che sta squadra non ha mai avuto e che ci ha permesso, cioè, di ripartire 16 volte. Oggi aspettiamoli, cioè non andiamo a prenderli, cioè almeno all'inizio della partita, cioè fino a che non vi dico io, c'è di cambiare atteggiamento, ma aspettiamo 15 metri dopo il centrocampo. Pada, gioca senza fatte, c'è 50 metri su ogni palla. Dai, cioè facciamo riscaldamento che tra 10 minuti, oh, dai. Allora ragazzi, anche qua non vi ho rubato troppo tempo nell'intro, perché quest'oggi è una partita fondamentale. Siamo riusciti a vincere la scorsa e siamo praticamente in zona playoff. Questa è una partita fondamentale contro il Real Basilio, squadra in cui sono successe un sacco di cose all'andata, perché il nostro videomaker aveva fatto un incidente e quindi ero dovuto essere io. Infatti eccolo qua, il videomaker. Ed ero io il cameraman. Tra l'altro in un campo dove era difficilissimo sì. Riprendere. Però stai bene, spero che non ti causi un brutto flashback questa partita. No, non preoccuparti però. Non mi preoccupi, tranquillo. Grazie, è così. Comunque, un loro attaccante ci aveva fatto gol e aveva esultato con la mia esultanza in camera. Tra l'altro un 2003 fortissimo, non so se ci sia anche oggi. Avevamo perso una partita clamorosa e c'era stata anche l'aggressione con tanto di polizia nei confronti del nonno di Cesso. Quindi questa è una partita veramente con tante... Una partita maledetta. Sì, esatto, è un po' una partita maledetta. Però noi dobbiamo essere più forti di qualsiasi maledizione. Quest'oggi siamo qua in casa nostra. Era il Basilio che quando appunto ci abbiamo giocato contro era anche primo in classifica e ora sono, mi sembra, quinti. Quindi dobbiamo provare a vincere per andare lì nella zona playoff. Vi ricordo ragazzi che abbiamo veramente bisogno del vostro supporto, quindi cos'è che devono fare? Like e soprattutto 100% iscrivetevi ragazzi. Ciao a tutti, sono Ivan Lojurice, ho un passato molto passato nelle giovanili qui a Milano fino agli allievi regionali e adesso lavoro nel mondo dello sport e della comunicazione e forza Play to Give. Andiamo in seconda. Come ti senti? Pronto? Dopo l'ultima tripletta addirittura. Prontissimo. Siamo carichi, è una partita importante questa. Siamo contro la quarta, se non sbaglio. Come sempre noi battaglieremo perché è il nostro obiettivo, cioè nel senso siamo in terza categoria. Dobbiamo dare sempre il massimo, aiutarci a vicenda e lottare fino all'ultimo minuto. Sei in un periodo di forma particolare, come ti senti oggi? Oggi mi sento particolarmente bene, ovviamente. La sto gufando, però speriamo di non disegnare, l'importante è vincere, quindi questo è l'importante, nient'altro. Tutto pronto quindi per questa partita di terza categoria, Play to Give, che ospita il Real Basilio. È una partita da dentro fuori ragazzi, è una partita che sa di zona playoff. Come vi ho già detto, la Real Basilio l'abbiamo già affrontata nel girone d'andata, abbiamo perso, è successo un casino, però la formazione e tutta la mentalità è cambiata. Gabri tra i pali, Carlo, Cesso, Ahmed, Raul in difesa, Pata e Pesa a centrocampo, Ferre e Dani esterni e coppia attacco il Pipita Max con Emanuele Fiori, cavallo pazzo. Bisogna assolutamente portarla a casa, vogliamo la vittoria, è troppo fondamentale. Ragazzi, tutto pronto, il Pipita Max sul pallone, si parte con il centrocampo nuovissimo, rivisitato, con Pes, che è il nostro N'Golo Kanté, che recupera palloni, e poi Pata in veste di regista, però occhio perché c'è subito la play to give, che dopo un minuto sull'asse Raul e Ferro ha provato la conclusione, purtroppo però è una conclusione veramente semplice per il portiere. Allora, occhio al Real Basilio col numero 10 che porta avanti il pallone, c'è Carlo che però rimane giù, arriva anche la conclusione, una conclusione così, però la cosa che più mi importa è che è rimasto giù Carlo dopo 4 minuti e Carlo non è un classico giocatore che magari rimane giù per far scena. Infatti occhio perché andiamo a rivedere cosa sia successo da questo replay, scivola Carlo e forse la caviglia ha fatto crack. Si alza, vediamo se
riuscirà a proseguire. Arriva anche il mister Umberto Chiaramonte, però Carlo non ce la fa, si toglie la maglietta, esce e ragazzi, infortunio grave per Carlo alla caviglia. Gli facciamo veramente tutti un grossissimo in bocca al lupo. Riprenditi Carlone, sei uno di quelli che non molla mai, sempre presente agli allenamenti, sempre pronto a dare una mano al compagno. Questa volta purtroppo la sfiga ti ha colpito. Quindi fuori Carlo, dentro Pietro, la play to give che deve cambiare modulo subito dopo 6 minuti. E allora ne prova a approfittare comunque la play to give con Ferro, che mette dentro questo cross per l'inserimento dell'altro esterno, Daniele Fiori, che però non riesce a colpire bene. E allora sempre Ferro in pressing, recupera questo pallone, occhio perché l'arbitro, vediamo un attimo che cosa darà, e darà proprio calcio d'angolo? Sarà calcio d'angolo allora per la play to give con Jay Pata, che alza la testa, cerca qualcuno, in mezzo arriva il colpo di testa di Ferro, che però non riesce a impensierire il portiere, e poi ha mancato comunque il tap-in di qualcun altro, mentre invece occhio dall'altra parte perché c'è il loro terzino che prova a passare in qualche modo, c'è suo pubblico, tocca, ma sarà calcio d'angolo questa volta dalla parte opposta. Occhio perché viene chiamato uno schema, la palla è altissima e il loro numero 9 si trova la palla sulla testa, però si divora questa occasione ghiottissima. Allora Ferro prova in qualche modo, occhio perché la palla sbatte forse sulla mano del loro giocatore, Pietro a combattere col numero 91, ancora Pietro si guadagna il corner, però andiamo un attimo a rivedere perché non lo so ragazzi. Patacchini col cross in mezzo, ancora forse un altro tocco di mano, non lo so, però c'era il Pipita Max che comunque è andato a ricriminare qualcosa. Andiamo a vedere col replay, non si capisce molto bene, forse questo non tanto, però quello di prima, boh, non lo so. Ahmed, di testa, svetta più in alto di tutti, Patacchini, forse però commettendo fallo, e infatti è proprio così, al quarto d'ora del primo tempo, calcio di punizione per il Real Basilio, che mette in mezzo questo pallone con Ahmed che anticipa. Allora, occhio al contropiede, con il mago di Lozzano, Patacchini che da questo pallone invitantissimo sulla fascia per Ferro, che sul più bello si fa recuperare dall'altro numero 4. E allora la palla ce l'ha Pietro sul mancino, il tacco per Patacchini, bellissima azione con Pata che mette dentro questa palla, non ci crede Cavallo Pazzo, ma è una play to give che sta spingendo moltissimo ragazzi. Rinvio dal fondo per il Real Basilio, che però non riesce a impostare. Allora c'è suo pubblico, ancora Pietro, molto bene questa azione con Ferro che ha provato l'1-2 col Pipita Max. La palla viene rispedita subito in avanti, concesso che si addormenta, occhio al loro numero 9 che mette dentro questa palla, e poi l'errore incredibile del 7. Andiamo a rivedere ragazzi, con Ahmed che va vuoto sull'errore di cesso, e praticamente a porta vuota il loro 7 sbaglia clamorosamente. Mamma mia che regalo che ci hanno fatto ragazzi, dobbiamo stare attenti con questi errori di distrazione. Patacchini per Daniele Fiori, tiene vivo il pallone, ancora Dani, però l'arbitro dice che era fuori. Vabbè, sarà rimessa laterale allora per il Real Basilio, lunghissima con Pes che tocca di ginocchio, ma non basta perché la palla ce l'hanno ancora loro. Occhio con il loro attaccante che va alla conclusione! E qua fa un gol incredibile ragazzi, fa un gol veramente incredibile, cosa dobbiamo dire? Ha fatto un gol fantastico. Bisogna capire, anche qua io non voglio fare sempre quello pignolo, però bisogna capire se il fuori fosse effettivamente per il Real Basilio, però vi ripeto, non voglio fare il pignolo, è andata così ragazzi, sicuramente se non, cioè, non posso nemmeno attaccarmi a tutto. Abbiamo preso gol, è questa la cosa più importante ai fini della partita. 1-0 per il Real Basilio che comunque si porta in vantaggio al 20° del primo tempo. Il Pipita Max qua ci ha provato, ma vabbè. Torniamo di nuovo in telecronaca con Ferro che qua viene messo giù. L'arbitro si ferma, anzi no, lascia proseguire con Ferro giù. Vabbè. E allora Patacchini è un arbitro che arbitra un po' all'inglese, come la Premier League. Il loro numero 2, terzino veramente forte, con un passato in Serie D da quello che ho visto sul tutto campo. E poi qui ragazzi, i due
i due centrocampisti, tra cui uno di loro era PES, per quindi gli interventi non sono proprio bellissimi. Ma occhio, perché la punizione è stata data per la play to give e il pallone purtroppo non è riuscito ad arrivare ancora lì davanti verso il Pipita Max, che ha bisogno di smuovere la squadra. Occhio però dall'altra parte, perché c'è il contropiede del Real Basilio col trenino Raul, che prova a non far concludere l'attaccante e ci riesce in qualche modo, perché ha portato l'attaccante a strozzare troppo il tiro. Il Pipita intanto la stoppa perfettamente dove c'è Dani Fiori. Occhio a Cavallo Pazzo, che tocca il pallone di esterno sinistro. Andiamo a vedere la sbuccia, la sbuccia col loro portiere che l'ha tirata fuori, non lo so come, pregando, perché era battuto, era troppo distante dalla palla, troppo distante dal palo. Quindi è stata sfortunata anche la play to give in questa occasione. Però occhio, perché c'è il pallone che arriva su Cavallo Pazzo, che punta l'avversario. Occhio! E qui è un Eurogol! E qui è un Eurogol di Cavallo Pazzo al 38esimo minuto del primo tempo. Il pareggio della play to give. Un pareggio incredibile, perché completamente inaspettato. Qua, mossa di FIFA, doppio passo, lascia il difensore sul posto e poi mancino ad incrociare, incredibile. 1-1, un gol, posso dire, che ci voleva. Ci voleva tantissimo, perché la Petugia aveva bisogno di continuare a sognare. Occhio intanto al loro numero 10, perché comunque il Real Basilio ci prova. No, 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 ragazzi, no, 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 così no. Così no, non facciamo in tempo a fare un gol. Così no. Il 2-1 subito del Real Basilio. Andiamo a vedere il tocco. E poi Gabri che non riesce a spazzarla via, a spazzarla fuori. Il gesto del violino comunque dell'attaccante del Real Basilio, che non ci ha neanche fatto esultare e ha siglato subito il gol del 2-1. Vabbè, tutto da rifare per la play to give. Occhio perché il Pipita Max qui viene messo giù. Per l'arbitro è tutto regolare. Andiamo a vedere dal replay, perché Pietro prova la verticalizzazione. Andiamo a vedere l'anticipo del Pipita Max, che poi va a cercare il contatto. Forse non lo so. Vabbè, comunque 44esimo sul cronometro. Occhio perché il Real Basilio vorrebbe portarsi addirittura sul 3-1 nel primo tempo, con PES che però qui si ferma, perché c'è Pietro che rimane a terra, nel mentre è stato ammonito anche Cesso Pubblico per un fallo precedente. Rinvio lunghissimo di Gabri, il pallone che atterra ancora su PES, Luca Pessina, ma il primo tempo finisce così. 2-1 Real Basilio, con la play to give che si continua a dimostrare una squadra veramente strana, almeno da fuori, ragazzi. Io sulla tribuna faccio veramente fatica a non perdere gli ultimi capelli che ho. Il primo gol, ce non li marchiamo dietro, cioè perché ti ha anticipato quello? Cioè come ne fa a anticipare? Te stava avanti, cioè ti ha messo la gamba avanti, la merda. Cioè, non siamo una squadra, raga. Cioè, sta a fare scaricabarile, si sta a fare, però. No, non è scaricabarile. Non lo so, raga. Secondo me è concentrazione. Cioè, non sono gli errori tecnici, sono gli errori di concentrazione. Si riprende sta partita. Sta facendo il culo, sta facendo bene, non sta facendo meglio di noi, ragazzi, dai. Siamo uniti e cerchiamo di aiutarci uno con l'altro, perché questa è una partita che noi possiamo portare a casa, mi raccomando. Siamo tranquilli e giochiamo. L'importante è che ci crediamo e giriamo la palla come stiamo facendo, perché stiamo facendo bene. Se giriamo, cioè troviamo i laterali liberi, sia Daniele che Ferro. Cioè, abbiamo fatto delle belle azioni, stiamo girando bene a centrocampo, stiamo girando bene in attacco. Teniamo questo focus e stiamo più attenti solo sugli episodi, perché noi abbiamo buttato 25 punti solo con episodi, partite che tenevamo noi e basta in mano. Raga, pareggiamola. Dai, dai, subito entro i 70 voglio pareggiare. E basta. Cioè, hanno fatto due gol sui nostri errori. Fare i playoff è veramente figo. Teniamolo come obiettivo. Quando cazzo fanno altri gol? E cerchiamo. Domani hanno fatto altri gol, sono su nostro. Questo è fondamentale. Domani. Che se vinciamo questa ci avviciniamo. So che non dobbiamo guardare la classifica, però cerchiamo di pensare all'obiettivo, che è quello dei playoff. E andarci sarebbe veramente una figata. E passa da queste partite qua, mi raccomando. L'avete visto e l'avete sentito, lo spogliatoio è così. Di sicuro prendere gol non aiuta, però bisogna stare uniti. Bisogna stare uniti, ragazzi, c'è poco da fare. Si riparte quindi con questo secondo tempo, tutto da rifare per la play to give, che comunque vuole provare a ribaltarla, perché lo sa l'importanza
di provare a fare punti contro questa squadra, soprattutto per la zona playoff. Intanto occhio, perché c'è il Pipita Max, che alza la testa, prova la conclusione che viene deviata! Al secondo minuto il Pipita Max vuole aiutare la squadra. Allora batte lui questo calcio d'angolo che viene prontamente però spazzato, rimessa lunghissima come sempre del trenino Raul. Occhio perché la palla rimane lì e poi il Pipita è andato alla conclusione, ma per l'arbitro c'era il fallo. Mentre invece adesso si va dall'altra parte con il Real Basilio, che prova in qualche modo, ma Ferro, giocatore come sempre incredibile, che lotta su tutti i palloni. Ancora Ferro, questa volta però viene fermato dal loro terzino destro, che prova a mettere dentro questa palla Ahmed. E poi andiamo a vedere se Pietro evita il calcio d'angolo. Non è così. Sarà quindi corner per il Real Basilio. Occhio alla sventagliata sul numero 9, Gabri, in due tempi. Riesce questa volta a evitare il gol del 3-1. E allora occhio a Patacchini, perché potrebbe partire in contropiede da Play to Give con il numero 10. Patacchini dentro per Cavallo Pazzo. Calza la testa! Lascia scorrere il pallone. Poi ha provato di esterno Mancino a metterlo subito dentro. Intanto andiamo a vedere l'ottima parata di Gabri e poi Daniele Fiori che spazza questo pallone. È una play to give che comunque sicuramente ha bisogno di una scossa e il mister Chiaramonte gliel'ha provata a dare. Tanto Cavallo Pazzo ancora se la mette sul sinistro e prova la conclusione, facile per il portiere. Prova a farsi vedere un po' di più il mago di Lozzano con un tunnel ai danni del loro numero 10. Ancora Patacchini che alza la testa, cerca in mezzo Dani Fiori. La palla che rimane lì con il Pipita Max che va a combattere col petto. Il Pipita non crolla, si appoggia per Raul che non riesce a far passare questo traversone. E allora il Real Basilio potrebbe ripartire in contropiede. Concesso pubblico che però anticipa, questa volta c'è il fallo. E allora Patacchini lo sa che può far male con questo pallone invitante che rimane anche lì. Non c'è nessuno che fa il tap-in. Ragazzi, incredibile. Siamo al quarto d'ora della ripresa. 2-1 ancora per il Real Basilio. Sempre Pata che allarga per Cavallo Pazzo. Occhio, perché questa volta sbatte nuovamente sul braccio e il direttore di gara questa volta dice che sì, sarà calcio di rigore. Andiamo a vedere. Sapete che forse, cioè non voglio dire una cavolata, ma forse era più rigore l'altro che questo. Intanto occhio, perché parte il mago di Lozzano, Patacchini, che la pareggia, prende subito il pallone al quarto d'ora della ripresa, 17 sul cronometro, va a esultare in camera perché lo sa che questo era un gol fondamentale, un gol importantissimo. Spiazza il portiere, pallone da una parte, portiere dall'altra. E raga, adesso abbiamo veramente mezz'ora per provare a fare la storia. C'è subito il fallo intanto con Pes che commette questo fallo. E allora addirittura il Real Basilio prova direttamente da quasi 40 metri. Si guadagna però un calcio d'angolo con il loro numero 11 che la prova a mettere in mezzo. Pallone spazzato. Occhio perché provano un traversone che però non gli riesce. E allora può ripartire nuovamente in contropiede la play to give, sempre con gli strappi del loro numero 10, Patacchini, che qui stava andando, c'era anche la regola del vantaggio, ma lascialo andare. Ma infatti anche Pata glielo dice, ma lasciami andare, c'è il cartellino giallo, però Patacchini qui stava andando, ragazzi, e sapete che lui in campo aperto è molto pericoloso. Vabbè, non dico niente. Ahmed di testa, prova a vincere questo duello aereo, la palla però ce l'ha il numero 8, e il Pipita Max insieme a Pes, insieme a Pata, provano a riconquistarlo. Poi arriva cesso per l'arbitro, è fallo. Ragazzi, allora altro calcio di punizione, altro tiro in porta, facile questa volta per Gabri. Si va dove c'è Raul, che prova invece a mettere ancora questo cross lunghissimo. Sta spingendo tanto la play to give, eh? Andiamo a vedere qui il loro portiere, che comunque ci ha creduto, perché la palla poteva andare sotto la traversa. Patacchini col calcio d'angolo. Pipita Max, la palla forse era già uscita. E infatti è proprio così. Trentesimo sul cronometro. La palla che scorre. Attenzione, Daniele Fiori. Ennesimo calcio d'angolo. È una partita così, ragazzi, è un po' un flipper. Jay Pata, andiamo a vedere cosa combina Patacchini. Cross dentro, Ferro di testa. Niente, ragazzi, niente, non si riesce a metterla dentro. Patacchini ancora. Pes viene messo giù, occhio, l'arbitro questa volta ferma tutto, non estrae il cartellino. E allora cesso, prova a mettere dentro questo pallone verso qualcuno, non c'è nessuno, ragazzi. E Real Basilio lo sa, perché infatti attaccano sempre sulle fasce.
però qui sbagliano tutto, sbagliano veramente tutto. Ferruccio con la testa. La partita, ragazzi, faccio anche fatica a commentarla perché non si, sono saltati veramente tutti gli schemi. Mancano 10 minuti e sono saltati tutti gli schemi. Il Pipita Max, che addirittura è a fare l'esterno destro, spreca anche questo pallone. Ferro, che è esterno sinistro, si trova a far la punta. Non lo so cosa stia succedendo, ragazzi. È una partita così, una partita pazza. Comunque, la Play to Give qua con un'azione incredibile, che però viene fermata. E anche qui Daniele Fiori si arrabbia col direttore di gara perché c'era la regola del vantaggio. Va a sbraitare anche Patacchini da capitano, va a chiedere informazioni anche PES. Qui ennesimo, non lo so, ennesima azione in cui c'è il fallo, ok, ma c'è la regola del vantaggio. Lascia andare, lascia andare. Ammonito Daniele Fiori. C'è in terra intanto il giocatore del Real Basilio. Ma fatemi capire un attimo, ha fischiato fallo per il Real Basilio? Cioè, non ci voglio credere, ragazzi. Io non ci voglio credere. Sarò di parte, ragazzi, però io non ci voglio proprio credere. Non dico niente per rispetto degli arbitri, perché sapete che io mi sono ripromesso che non dirò niente. E vabbè. C'è il cambio, fuori Ferro, dentro Luchino. 37 sul cronometro. Jay Pata, traversone lungo, il pipita di testa. Non vuole entrare questa palla. Rimessa Raul. Siamo agli sgoccioli di questa partita pazza, raga. Vi giuro, sto facendo una fatica incredibile a commentarla, più delle altre. Intanto occhio al Real Basilio con il loro attaccante, il numero 9, che prova la conclusione sul palo del portiere. Per fortuna questa volta Gabri è stato attento, la conclusione non era nemmeno fortissima. E allora andiamo a vedere, perché prova il rinvio veloce, però sbaglia qui Gabri. E la Play to Give deve attaccare per riconquistare subito questo pallone, con sempre il numero 9 che viene aggredito dal trenino Raul. E qui ha... fallo. Fallo. Patacchini impazzisce, c'è il giallo per il trenino Raul, giallo anche per Patacchini per proteste. Andremo a vedere. Punizione. Occhio. 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 Meno male, raga. Meno male, perché ha calciato veramente bene qui il loro numero 14. Guardate, si è abbassata, per fortuna non troppo. Cavallo pazzo. C'ho una tensione incredibile, ragazzi. Occhio a Pietro. Alza la testa. Allarga ancora per Pata. Pata dentro per il Pipita. Sul primo palo, la palla che rimane lì. Non vuole entrare, non vuole entrare. Non vuole entrare ancora Pata. Occhio per PES. Calza la testa. Pensa alla conclusione. Allarga ancora per Raul. In mezzo a due, Raul fa passare questo pallone. Daniele Fiori, ma la conclusione... No, 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 fuori gioco. Fuori gioco. Al 44esimo. Gol annullato per fuori gioco. Dall'altra parte invece occhio al loro numero 9, che prova ad avanzare, va alla conclusione lunghissima. Raga, che partita, vi giuro, sto facendo una fatica, c'è una tensione. Gabri al rinvio lungo, andiamo a vedere quanti minuti di recupero darà l'arbitro. La palla che passa in qualche modo con Luchino, che viene messo giù. Sarà allora calcio di punizione. Viene battuto velocemente. Intanto 3 di recupero con Pata, che mette in mezzo questo pallone a Med. Cavallo pazzo. Dani, non ci credo. Non ci voglio credere, ragazzi. Andiamo a vedere. Questa volta non era fuori gioco. Cavallo pazzo. La sponda per Dani, che sottoporta. L'alza troppo, raga. Pietro ancora a verticalizzare verso Pata, che sta combattendo come un leone. Sempre Pata, in mezzo a due, si gira benissimo. Allarga dove c'è Daniele Fiori, siamo al 47esimo minuto. Occhio, Patacchini, allarga nuovamente dove c'è Pietro, che alza la testa. Pietro prova ad andare sul fondo, si guadagna un corner. 47 e 54, siamo al 48esimo con questo calcio d'angolo. Patacchini mette dentro, il Real Basilio però la prova a spazzare in qualche modo. Pietro, cavallo pazzo. Occhio perché il pallone viene perso. La partita sta per finire, ma occhio perché c'è un contropiede incredibile per il Real Basilio. Il 9 è tutto solo, va alla conclusione. Non ci voglio credere, raga. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. No, 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 così no. Così no. Così no. Gol incredibile all'ultimo secondo, esultanza e partita finita. Io mi sono stancato, io mi sono stancato di perdere queste partite all'ultimo secondo, non ne posso più. Il Real Basilio che esplode, la Play to Give che se ne va dritta negli spogliatoi. Una partita pazza, una partita incredibile, ci deve sempre dire male. Io non ho parole, lo so che voi mi potete dire
ZV, ma tu che cosa parli che neanche stai giocando? Lo so ragazzi, però sapete, io sono il primo tifoso di questa squadra e una cosa del genere mi fa malissimo, io non capisco che cosa ci manca, io non capisco veramente come si fa, ogni volta ci deve sempre dire male, basta ragazzi, basta! Posso dire che non ne posso proprio più, posso dire questo, non ne posso proprio più, io non capisco, ciao ragazzi. Delusione e rabbia, una partita persa all'ultimo secondo con un gol in contropiede dopo due azioni nostre che potevamo fare il 3-2. La verità è che non siamo ancora una squadra, cioè questa qua non è una squadra, non c'è una concentrazione giusta per una fase in difesa e una concentrazione e una cattiveria sotto porta. Abbiamo sbagliato due occasioni nel finale e all'ultimo in contropiede abbiamo preso il gol. Una squadra che gioca, cioè coesa, concentrata e con velocità di pensiero non può accadere. Abbiamo perso 3-2, giusto così. Ciao. Amici di YouTube, è il momento delle pagelle più temute da tutti i giocatori di terza categoria. Carlo, voto 6,5, al quarto minuto del primo tempo vuole difendere lo 0-0 e quindi si accascia a terra in una scenata clamorosa. Il mister coglie l'occasione per sostituirlo e non capisce la strategia del difensore. Conservatore, Emanuele Fiori, voto 7, tutti in piedi perché al sesto minuto di gioco effettua addirittura il suo primo passaggio in terza categoria. Quello che fa dopo, il gol, il doppio passo e tutto il resto, non ci interessa niente. Generoso. Patacchini, voto 6,5, trasforma un rigore che non concederebbero neanche all'Inter nel 2024. Così il contenuto del suo TikTok per i prossimi 3,5 mesi è salvo. Genio. Gabri, voto 8. Gli avversari li tirano letteralmente addosso e lui, in occasione del 2-1, prima si butta la palla in porta e poi, nell'occasione del 3-2, addirittura si toglie dal primo palo. D'altronde, il 2 pagava a 7. Tipster. Mister Chiaramonte, voto 5. Ormai non può dare manco più la colpa a Carlo. Schiera l'uomo più pericoloso, ovvero Patacchini, in linea mediana, giusto davanti ai difensori e lontanissimo dalla porta. È Ferro che in area di rigore è meno a suo agio che Joliet sul palco del podio di Sanremo, costantemente in proiezione offensiva. Confuso,